Avatar. Per parlare di Avatar dobbiamo raccontare due storie. La prima, 1977, in una notte un pochino piovosa, esce dal cinema un camionista che ha 22 anni. Ha appena visto Guerre Stellari di George Lucas. Bellissimo. A me personalmente mi fa cacare, ma James Cameron, allora camionista, pensò che questo fosse un film che lui avrebbe dovuto girare, che lui avrebbe dovuto raccontare. Questa molla gli fece partire nel cervello l'idea e il desiderio di diventare un regista cinematografico, e ci riesce dopo aver raccolto un pochino di dollarucci e aver fatto qualche cortometraggio. Diventa assistente alla regia di Roger Corman, fa un film Piranha Paura o Paura Piranha, insomma una robaccia indegna, finché non scrive nell'83 la trama che prevede l'invio nel passato di un assassino di cyborg che era stato mandato da altri cyborg dal futuro nel passato per uccidere la madre del futuro capo dei ribelli della resistenza umana, tale John Connor, cioè Terminator. Bella trama, glielo fanno fare, lui lo fa, poi fa il seguito di Alien, fa il seguito di Terminator, cioè Terminator 2, poi fa The Abyss, fa True Lies e fa Titanic. Titanic è un film che nel nostro caso specifico, volendo parlare di Avatar, è importante per due motivi. Il primo è che James Cameron si confronta con uno dei film più costosi della storia del cinema, e quindi lo fa crescere dal punto di vista tecnico proprio, di rapporto sia con la cinepresa che con le migliaia di persone con cui lui ha a che fare, e dall'altro punto di vista, dal punto di vista economico. A un certo punto non si sapeva durante la lavorazione se sarebbe stato un grande flop, gigantesco, huge flop, oppure un grande successo. Quindi Cameron, dovuto anche alle pressioni che la casa di produzione esercitava su di lui, la Fox, disse a un certo punto: signori, non voglio un dollaro per fare questo film, mi accontento di una percentuale sugli eventuali incassi che andremo a fare. E ne fanno di incassi, ne fanno parecchi, a tal punto che lui si becca circa 75 milioni di dollari che gli permettono di riposarsi, di rilassarsi psicologicamente, fisicamente. Non è stata una passeggiata di salute Titanic, e di aspettare a fare Avatar, perché dopo un paio d'anni, nel 2000 più o meno, lui propose l'idea di creare un mondo virtuale, cioè fatto informaticamente, dove dovessero interagire in futuri navi, cioè gli indigeni del film Avatar che abitano Pandora, e gli umani. Gli dissero: ma dove vogliamo andare, signor Cameron? Non si fa, non ce la facciamo. Passano degli anni, lui va al cinema, esce, va un sacco di volte al cinema, questo Cameron. Esce dopo aver visto Il mio tesoro, cioè Gollum. Gollum era la riprova visiva che probabilmente era arrivato il momento, si poteva fare. C'era il software giusto per mettere sul set in maniera verosimile, in maniera convincente, dei pixel e degli esseri umani. Glielo confermano: sì, signor Cameron, si può fare. Dice: ma io lo voglio fare in tre dimensioni, in alta definizione. E alla Sony gli dicono: ma signor Cameron, non c'è la telecamera, non c'è una cinepresa, non è stata ancora inventata, ma la inventiamo noi. Ma signor Sony, ma io sono il signor Cameron, la inventiamo noi. Costruiscono ex novo questa cinepresa, noleggiano un B-52, chi è al giorno d'oggi che non riesce a noleggiare un B-52 per fare le riprese prima dell'oceano, poi delle montagne? Proiettano, e in effetti l'effetto visivo è meraviglioso, funziona. Si comincia la lavorazione di Avatar, viene assunto uno psicolinguista o un antropologo del linguaggio per creare dal nulla una lingua di questi alieni, per rendere sempre più realistica la cosa, no? Bellissime invenzioni visive
di questi aeroplanoni che sembrano un po' gli aerei quasi di Conan il ragazzo venuto dal futuro di Miyazaki, mentre i paesaggi sembrano un videogioco che c'era per Dreamcast, dove c'erano queste isole in aria, sospese, mentre il rapporto tra cultura e natura, ecco, questo sembra sempre di Miyazaki, che ne so, Nausicaa nella Valle del Tempo o la Principessa Mononoke. Ora, per dire che Avatar sì, è dal punto di vista visivo, tecnico, di coinvolgimento fisico, un'operazione meravigliosa, un prodottone culturale meraviglioso. Però, se poi andiamo a analizzare i protagonisti di questa storia, che sono un militare cattivo, cattivo, cattivo e stupido, 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 e degli indigeni buoni, 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 che combattono con la loro forza inutile i cattivi militari che con le loro armi rischiano di uccidere tutti quanti. Uno dei militari rinsavisce e come dire, sposa la causa degli indigeni e tutti insieme uniti sconfiggono il male. Ci sono tante esclamazioni per commentare questo tipo di trama. La prima che mi viene in mente è puttanata? Può essere una parola interessante da utilizzare in questo caso. Non c'è, ovviamente dall'alto del mio sapere, non c'è approfondimento psicologico, non c'è la poesia di un pensiero originale, non c'è non c'è il calore, non viene trasmessa empatia, le anime sullo schermo non si sposano con le anime di chi li sta guardando. È proprio, e ha voglia di dire, il 3D coinvolge lo spettatore, non è il 3D che coinvolge lo spettatore. Up della Pixar coinvolge lo spettatore in 3D, in 2D, in 1D, in 0D. Anche a raccontarla la storia di Up si viene coinvolti. C'è bisogno di tutta questa tecnologia se poi non è sorretta da una narrazione seducente, nuova? Non ce n'è bisogno. Prescindiamo dalla storia di Avatar, ma non dal modo con cui è stata raccontata.